fare un vlog, il primo vlog. Ok, ciao a tutti intanto, benvenuti in questo vlog. E questo sì, cuffie perché sto lavorando da casa, smart working, cucina nel casino, però questa è tutto la questione della mamma fai da te. Ecco sì. E niente, vi volevo far vedere un carrello che ho preso alla Lidl, già che si parla anche di questo, e non è che sia un granché come solidità eccetera, però diciamo sotto i 40 euro non mi potevo aspettare granché di meglio. Ve lo faccio vedere, eccolo qua, ora lo tiro fuori. Nel frattempo gatta che mangia, ciao Neve. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Allora, l'ho montato l'altra sera e provo a mettere a fuoco un po' meglio. Ok, ci sono qua le rotelline e invece qua ci sono due gambe piccoline. Allora, non è che sia appunto, come dicevo, di una solidità stratosferica, però è comodo perché, non so se vedete, è proprio piccolino piccolino, cioè bello sottile. Quindi riesco a infilarlo nello spazietto che c'è qua dal mio frigo e quindi una volta chiuso, diciamo, non dà fastidio, non si vede neanche troppo ed è in linea più o meno coi colori, scusate il casino, della mia cucina, come vedete, che comunque il top è su questo nero grigio e quindi ci sta bene. Ecco la gatta, come al solito deve andare a controllare, e niente, volevo solo dirvelo, poi vi farò magari sapere come mi trovo. Per adesso, a parte il fatto che non è proprio maneggevole col fatto che ci sono solo due rotelle, io avrei preferito quattro rotelle, quindi non piedini in questa parte qua e rotelle qua, ma tutte rotelle invece che fatto in questo modo. Però diciamo che per il prezzo appunto che ha, non mi aspettavo chissà quanto come qualità. Allora, il carrello è questo, la scatola diciamo, e le misure sono queste qua, quindi vedete che essendo largo comunque 15 centimetri è proprio per le nicchie, quindi per i punti proprio stretti dove appunto avete bisogno di spazio per riporre le cose della cucina, ma secondo me può anche essere messo in un bagno volendo. E questa è la scatola. Vi faccio vedere cosa sto preparando. Qua ci sono tutte le mie cosine del cucito, eccetera. Vi faccio vedere che sto facendo il vestito per Halloween alla mia bimba. E questo è il work in progress, quello che sta uscendo. Devo fare il vestito di Sally di Nightmare Before Christmas e ho preso un vestito che avevo preso sempre alla Lidl ma anni fa, che lavandolo la prima volta si era scolorito subito il disegno, quindi glielo usavo per casa. Allora ho detto, invece che comprarlo nuovo, proviamo a farlo noi. Prendo gli scampoli di stoffa, praticamente questa era una stoffa verde, verde acqua, verde petrolio, diciamo, tutta base, senza fantasia. Questa gialla e questa è rosina, era una canottiera di Elena che non le va più. E niente, ho preso un pennarello indelebile e ho fatto tutte qua le spiraline. Qui ho fatto le righe. Col feltro ho ritagliato dei cerchi neri e li ho attaccati lì e poi ho fatto tutte le cuciture a vista per far vedere appunto che è il vestito appunto di Sally, è fatto proprio così, no? E l'ho cucita praticamente sopra al vestito, così la base ce l'ho già, non devo creare il vestito da zero e ho anche la guida per sapere un po' la taglia e tutto.
Può essere un'idea se volete fare magari un vestito a partire, un vestito di Halloween o di carnevale, a partire da un altro vestito che avete che magari non potete più usare. Buongiorno, altro giorno, altre tip. Quindi niente, stamattina caffè e latte, ora vi faccio vedere perché mi sono trovata strabene con questo caffè e latte, che è questo qua della Parmalat. Si chiama proprio caffè e latte. Non ha zuccheri aggiunti ed è senza lattosio, quindi se vi dà fastidio magari il latte per il lattosio, eccetera, è comodissimo. Poi è proprio il caffè latte, il casino del mio frigo. Sì, no, però è abbastanza organizzato, dai, vi faccio un po' vedere. Parte che comunque non è che ci sia granché, però dai, è abbastanza organizzato. Uso questi contenitori. Così almeno, per esempio, per il formaggio o il cioccolato, a parte questo vetto che è rimasto fuori, e per gli odori vari, così non si spargono per tutto il frigo. E mi trovo bene, li ho presi. Allora, questi bianchi sicuramente da IKEA. E anche questi, sì, anche questi qua. Ora chiudo il frigo perché suona. Anche questi qua trasparenti che hanno anche il coperchio, però il coperchio l'ho comprato a parte. Se volete, potete anche prenderli senza coperchio. E niente, quindi mi sembrava una cosa utile da potervi far vedere. E così con il mio caffè latte, che sa proprio del classico caffè latte che vi fate in casa, quindi non, niente da invidiare. E oggi buongiorno così. Ciao! Allora, io di capsule uso queste qua della Caffè Borbone, le adoro, quelle di caffè normale. Ora, visto che è un po' primo pomeriggio e ho già preso il caffè stamattina, invece mi faccio queste, non so se si vede, sono quelle della Starbucks, il decaffeinato, è buonissimo, sembra quasi caffè normale. Cioè, veramente è davvero buono. Buon caffè. Già che siamo in cucina per il caffè, vi volevo far vedere questa. Che mi direte, sì, bello, cosa hai fatto? No, questa è la. Diciamo l'armadietto dove c'è tutto il contatore del gas, eccetera. Era grigio di metallo, eccetera. Con la cucina nuova mi scocciava tenerlo così. E allora ho preso questo adesivo qua applicabile, cioè sì, applicabile ai mobili, diciamo, o ai muri. Non so se per muri o per mobili, ora non mi ricordo, devo andare a guardare. Comunque l'avevo preso su Amazon. E uno sbattimento assurdo per incollarcelo, però perché è pezzetto per pezzetto, ogni cosa che vedete staccata, tipo la scritta coffee, la scritta is always o è good o idea e la tazzina è tutto staccato, quindi bisogna beccare tutto alla perfezione e metterlo tutto dritto. Però allora cosa ho fatto? Dipinto con la pittura quella da muro, semplicemente bianca, lo sportellino, non so se si vede. Comunque l'ho fatta così.
così alla buona. E poi sopra, quando si è asciugata, ci ho attaccato l'adesivo e due gancetti per metterci lo strofinaccio e vabbè, qua c'è il pipistrellino di Halloween e comunque per attaccarci presine e strofinacci ed è comodo e poi è carino, più carino che vedere lo sportello grigio che ora questo della calderina dovremo un po' risolverla poi, però intanto questa è una cosa, un'idea carina che si può fare se avete anche voi una cosa del genere da voler coprire. Ciao Luna, la mia gattona nera, Lunetta, amore, eh? La mamma ha preso il caffè, ti viene a fare le coccoline, è vero? Lei è Luna, che è dolcissima, vero Luna? Neve invece è qui, Neve, ciao! Cosa fai? Guardi dalla finestra? Neve. A lei piace guardare, farsi gli affari degli altri. Brava. Oggi andiamo dalla parrucchiera. Yeah. E andiamo. Parrucchiera fatta, direi che va decisamente meglio. E ora non c'è né marito né figlia, quindi ci si relax, poi si mette sull'acqua e quando arrivano si mangia una pasta, tanto stasera facciamo le tigelle, magari vi metto poi la ricetta che usiamo solitamente per fare l'impasto, che noi usiamo di solito l'impasto della pizza e riduciamo le dosi se siamo noi soli, noi tre, e ci facciamo le tigelle che non sono vere e proprie tigelle, noi le chiamiamo tigelle, ma in realtà le tigelle, l'impasto è diverso. Però noi usiamo l'impasto della pizza e ci facciamo delle specie di panini rotondi che poi farciamo, mettiamo in forno e farciamo con i salumi e i formaggi. A dopo! Neve, è inutile che ti guardi intorno. Chi è stato lì? Neve, fai finta di niente.